Ciao ragazzi, bentornati al bar della fotografia. Ciao Antonio. Ciao. Ciao. Stasera Ciao finalmente. Silvio, lo saluti. Ah, ma sai che Silvio è È apparso. apparso. Salve. Buonasera. 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 Ci sono ancora. Ci Sono sei, ancora c'è morto. ancora. Stasera sarai contento perché finalmente partiamo con la prima stampa. Tieni. Grazie. State lì. Ben ritrovati ragazzi. Ciao Bruno, ciao Silvio. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Poi è venuto veramente quel momento, Antonio, sarei contento. Super contento. Perché adesso tu mi hai già scelto il negativo che è lì, che è Qui. il terzo da destra. Questo. Esatto, che è un negativo che hai fatto dove? In Giappone, Una foto con che hai mio amico fatto in Luca, che Giappone. saluto, e c'è su una ragazza che abbiamo conosciuto in Giappone, italo-giapponese, che si chiama Sara. Sara. Procediamo, allora. Andiamo, quindi è la terza. Aspetta che gli do un attimo un'occhiata veloce per capire. La verticale. Sì, è bella bilanciata, va bene. È sviluppata bene. Chi è che l'ha sviluppato? Il signore lì dietro, bravo. Io? Sì. Bene, grazie. Sì, è che mi sviluppo bianco e nero. Questo con che macchina l'hai fatto, La Antonio? Ricoh R1, l'ho detto nella puntata precedente, non sei stato attento. Sono stato attento. No. Allora, andiamo a posizionare, a spegnere il tutto. Allora, Spegniamo ricordiamo un la attimo come si luce. usa l'ingranditore qua. Cioè, diamo il link della... Aspetta che spengo qua, se ce la faccio. Bruno, dammi la manina. Fai così dove metti il link dell'ingranditore. Il link dell'ingranditore è qua. Bravo. Vediamo un attimo. Dunque, abbiamo detto che è la 1, la 2 e la 3. È questa qua, giusto? Esatto, Questa. Ok, metto un attimo a fuoco grossolanamente. Allora, io ho bisogno però. Questi qui sono i segni che aveva fatto Silvio per il suo metodo di procedere, che va bene per centrare foglio. il negativo, il foglio sul negativo. A me personalmente distrae perché guardo le linee e non riesco a guardare cosa c'è, quindi mi servirà un foglio magari da tenere. Di solito Un quando foglio si tre sbaglia, mettiamo. no, ma quando tanto capita prima o poi, quando si sbaglia una fotografia, non buttatela, che il retro si usa per fare la messa a fuoco, perché la messa a Certo. fuoco non va fatta Sul tavolo. sul piano e basta, ma deve essere fatta sul piano con la carta, perché cambia leggerissimamente. Quindi se vogliamo fare una cosa Quindi dobbiamo precisa. sacrificare un foglio in questo Non momento. no, adesso non lo sacrifichiamo perché uso comunque, lo faccio sul rosso, però per centrare Ah, mette fuoco si con metto il filtro davanti, fuoco ok. sul rosso, per cui io vado direttamente col rosso, tiro fuori, te lo ritaglio un po' questo, perché Lo ritagli? No, io volevo. lo vuoi. Io volevo vedere addirittura questi i dentini Ah, vuoi i della. dentini? Sì. Allora andiamo giù. Allora andiamo giù. Se vuoi i dentini, Scusa. facciamo te che. Ok, facciamo una cosa del genere. Perfetto. Ok, Qui allora. devi aprire tutto il diaframma dell'obiettivo quando metti a fuoco o Quando metti a fuoco ti conviene aprirlo tutto. Adesso io devo anche conoscere quell'obiettivo qui, quindi partirò con una stampa a tutta apertura, giusto per capire un po' come Ok. funziona. Quindi Antonio, mi devi passare il focometro. Cos'è il focometro? Quello, cosa serve per misurare le foche? Aspetta, no, aspetta, però c'è i piedi, i pollici e le foche, cioè, non lo Antonio, esci da questa camera oscura. Ah, Tieni il focometro. ma ce l'avevi! Ah, signora. Allora. Come facciamo a tenere in basso il foglio? Non ho capito, scusa. Cioè, quando vedi che il foglio poi comunque quando non è appoggiato è gonfio. Beh, e qui devi fargli un trattamento prima. Oh, ok. Almeno io faccio così, Cioè, non faccio. ci metti su nessun vetro né No, non niente. gli no, Ok. no, il vetro assolutamente no in stampa.
cerco di portarlo alla condizione più piana possibile. Sì, dopo, o meglio, lo vedremo successivamente, perché devo portarci una cosa che ho nella mia camera oscura, ma lo vediamo successivamente come faccio io. Allora, andiamo a mettere a fuoco. Mettere a fuoco le prime volte può sembrare molto difficile, perché... Hai già messo a fuoco? Sì. Ah, ok, niente, torno di qua. Può sembrare molto difficile perché bisogna capire chi inizia la prima volta, vedere la grana, perché bisogna vedere la grana del negativo. E alcuni negativi la grana ce l'hanno veramente fine, quindi... Siccome si fa questo movimento con la messa a fuoco e si passa molto rapidamente dal fuorifuoco sotto al fuorifuoco sopra, per farvi capire, diventa difficile fare la messa a fuoco le prime volte. Bisogna fare, come tutte le cose, un po' di allenamento. Allora, adesso che abbiamo fatto la centratura e il formato, rimetto via un attimo questo foglio, perché tiro fuori quello tagliato, perché facciamo il provino a scalare. Ok, quindi questo lo rimetto un attimo via e taglio un pezzetto ancora, anzi li taglio già, perché questi qui sono quelli che usiamo per fare i provini a scalare. Ne tengo fuori uno. Vetro? Qui li metto sopra un vetro perché devo appunto fare degli step. Ci facciamo una mira dove inizia e dove finisce il foglio per fare delle cose abbastanza omogenee. In che step vai? 3 secondi in 3 secondi? No, di più, perché qui siamo su. Io qui andrei. Partirei con dei soliti 5 secondi a tutta apertura, sono di questo obiettivo, che non ho neanche guardato che cosa c'è su. Quindi andiamo con degli step da 5 secondi. Io vado con questo metodo, lo ripeto, l'ho già detto anche in un altro video, faccio di 5 in 5, cioè prendo la misura e vado avanti così, perché riesco a regolarmi meglio. Il metodo c'è anche quello a, diciamo, andando come fosse un diaframma, quindi se faccio 5 secondi, il secondo è 10, il terzo è 20, il quarto è 40, il quinto... Stop, esatto. Io mi trovo bene così, ognuno ha un po' le sue regole, no? Perché così riesco ad avere a capire un po' meglio che cosa succede fra un passaggio e l'altro, che non è esattamente uno stop. Ecco, l'importante è farlo anche su delle aree che siano, come in questo caso, Antonio, guarda. Vedi che lì c'è più luce, adesso lo facciamo, questo qui dovrebbe essere, no, ne riusciamo a fare ancora uno, qui c'è molta luce, quello lì è un bianco, mentre sì, invece abbiamo poi invece un nero molto profondo al di sotto del viso, quindi dobbiamo cercare di prendere il pezzo di fotogramma che comprenda le luci e le ombre, perché in quel modo lì noi riusciamo a capire qual è l'escursione della luce e di conseguenza ad andare a mirare bene l'esposizione finale. Questo è importante, perché è facile fare il provino in un posto sbagliato, il profilo è perfetto, poi fai la foto e la butti, e la butti completamente. Sta venendo, vieni a vedere Antonio. Aspetta che va l'attrezzo. Lasciamola sviluppare bene. Comunque questa luce dai promossa per adesso. Questa luce direi di sì, perché... Mettiamo magari il link sotto il video. Sì, sì, lo rimettiamo perché l'abbiamo già messo anche nell'altro... Tra l'altro così è all'1%. Sì, in realtà magari per una stanza piccolina,
magari è sufficiente quello più piccolo. Piccolino, sì, certo. Però è anche vero che se metti questo e lo metti all'1% non ti dà problemi, ti dura molto di più, sì, come batteria. Perché abbiamo visto prima di iniziare, vero, che dava 6 ore di... 6 ore di... E non era carico, l'avevo già usato un sacco di volte. Di autonomia. Ok, lo sviluppo direi che c'è. Quindi andiamo con lo stop. Mi raccomando sempre non inquinare, non appoggiare la, certo, la pinza del sviluppo dentro lo stop, né? Qui bastano 10-15 secondi, per cui facciamo sgocciolare bene e andiamo a fissare con l'FX 100 di Bellini Foto, che ringraziamo sempre per la collaborazione che stiamo portando avanti. Adesso andremo a scoprire tutti i prodotti, perché per noi e per me in primis è una prima volta, e quindi sono molto curioso di vedere come lavorano i prodotti e le varie combinazioni con le pellicole, con le carte. Ce n'è da fare, ce n'è tantissimo da fare. Avremo tantissime belle puntate da portare avanti, e poi anche le prove delle macchine fotografiche. Io, Antonio, dobbiamo fare adesso un'uscita con quella accendo? Sì, accendi pure. Con quella mezzo formato, sono curioso di quella mezzo formato, la Pen D, quella che abbiamo, vi lasciamo il video qua sopra. Allora, ecco qua. Adesso gli do una risciacquata molto molto veloce, giusto per capire. Allora, vedi che qua abbiamo il 5, il 10, il 15. Qui siamo 15. Sì, perché sennò fa rumore. Girati un po' di qua. Ok, perfetto. Qui siamo sul 15. Sì. Farei leggermente di più, farei 17 secondi. 17 secondi, perfetto. Io non ho gli occhiali, è a fuoco come... Sì, dai. Sì, a fuoco, fuoco. Direi di sì. Io farei 17 secondi di esposizione. Quindi, via la luce, togliamo il vetro che abbiamo usato per... Il focometro non ti serve più, quindi? Il focometro adesso non serve più, perché mettiamo il rosso e andiamo a pescarci il nostro... Chiudiamo il focometro, se lo sono subito. Ah no, ma lascialo aperto, dobbiamo poi riutilizzarlo. Se ogni volta lo chiudi, lo riapri, non finiamo più. Allora, io faccio questo trattamento al foglio, cioè lo piego all'inverso di come... Se dalla parte che dall'altra, solo sulla parte lunga? No, solo sulla parte lunga lo faccio, perché di solito la curvatura, a meno che non sia carta che è stata tagliata per qualche motivo, è in quel senso lì. Ok. Togliamo il filtro rosso. 17 secondi gli avanti, però. Hai ragione anche tu, però non sarebbe stato un problema, perché avrei potuto aggiungere i secondi. Cioè, se facevi 5, poi altri 12. Sì, esatto, non è un grosso problema. Adesso, preso dall'emozione, sai. Poi, vabbè, oh, ragazzi, è la prima foto. La prima foto, è 17 foto. Secondi, ci separano. Allora, siccome la prima foto, lo schiacci tu. Schiaccio io. Questo? Sì, vai. Senza distruggerlo possibilmente. Ah, perché mi fai le finte? Scherzone, te l'ho spento. Vado, Vai. Non esplode, non è che devi starci. Volevo inquadrare, perché devo fare... Siccome devo schiacciare e fare le inquadrature... Poteva diventare un problema. Mi hai tagliato via un pezzo di foto sopra. Sì, ti ho tagliato un pezzo di foto, no, perché non riesco ancora a prendere misure con quelli... con questi qua. Ci siamo. Andiamo. Vieni a vedere che arriva. Avete visto come l'ho inserito? Come se dovessi... non farci questi gesti. Come se dovessi... No, non so che gesto è. Sì. Come se dovessi inserire un foglio di carta nello sviluppo. Nello sviluppo. Il movimento è quello. Il movimento è quello. Sì. Il movimento è quello, ok? Per cui faccio, in questo caso... Guarda che arriva. Che emozione. Guarda che arriva. Ecco, quando ci sono... oggi abbiamo i liquidi che sono leggermente freddi, né? Per cui quando abbiamo i liquidi un po' più freddi dei 20 gradi, tanto ci impiegano di più a sviluppare.
E poi cosa succede? Che ti fanno, impiegando un po' di più a sviluppare le zone, quelle bianche restano un po' più indietro come sviluppo. In pratica ti aumentano leggermente il contrasto della carta. Questa Ah, ok, perfetto. è una cosa da tenere presente e può giocare a favore, perché magari sei in una situazione Luce piatta. no, sei in una situazione di urgenza, non hai la carta adatta, ma devi fare una foto che è un po' più dura, così tieni i liquidi un po' più freddi, se è possibile. Ma se io mettiamo che mi dimentichi la foto dentro lì per mezz'ora, cosa succede? Più di tanto la foto non va avanti. Ok. C'è il rischio che se la foto ha avuto un po' di, cioè, magari se la luce di sicurezza non è proprio buona, buona, il bianco si lascia un po' andare e tende al grigio, perché tu più lo lasci dentro, più i bianchi vanno al loro limite. E di conseguenza, se è stata impressionata dalla luce di sicurezza, da qualche luce spuria che arriva dalla tapparella e così via, succede che diventa leggermente grigino. Adesso io, fra l'altro, ho portato questa carta che è un lotto che Certo. avevo. Bruno, Dimmi. dobbiamo brindare. Dobbiamo brindare. No! No! Come no? Perché no? Ma hai messo la luce Ho rossa? messo la luce rossa anche nel frigo Hai io, messo per la luce forza. rossa anche nel frigo? Sì. Ma no! Certo. Io ho detto no perché pensavo che ci fosse la sì. luce bianca. Ha messo la luce rossa anche nel frigo. Ma te sei un professionista. Almeno quello. Ma porco cane. Ma porco cane. Ma sei fantastico. Vedi che però io sono stato attento, che ti ho detto subito Fermo, fermo. fermati. Invece lui mi ha Ti ho fregato. fregato, è uno scherzo. Ma porco. Con Antonio non sai mai dove vai a parare. Lasciamola fissare bene questa qua. Però mi sa che non abbiamo l'attrezzatura Cosa? Per festeggiare? per Adesso festeggiare. intanto vediamo la Ah, foto, ok. Allora, poi stappiamo quando la chiudiamo, una birretta birretta defaticante. defaticante ci vuole, sì. Comunque, un consiglio per un viaggio in Giappone. Fatelo perché è una cosa. Fatelo con Sara. Sarà già là in Giappone, Vabbè, quindi potete contattarla come modella, nel la senso, chiamate. chiamate già. Sgocciolatura. Accendiamo. La carta è al sicuro, accendi pure e vediamo cosa è successo. Guardala qua. Spettacolo, Rico, è spettacolare comunque. Se Qui pensiamo che è bianco bianco, ma si vede comunque il particolare dentro. Anche qui si sì, lì vede tutto il particolare, si vede comunque bene. bisogna. Adesso ripeto, Antonio, Io ho sbagliato io a metterci dentro proprio la linea dietro nella testa, però mi piace comunque come foto. bisogna che adesso anch'io prenda un po' la mano su. È la Certo. prima foto che faccio in questa camera oscura, con questi liquidi, con questa carta che fra l'altro non ho mai usato. Di quanti anni è la carta? Penso che sia almeno 20-25 anni ce li abbia Di tutti carta. questa qua. Però vedete che è carta che funziona Cioè, ancora. non funziona. Aspetta che te la tiro su un attimo, dopo la laviamo giusta. Spettacolo. Cosa dite? Cioè, bellissimo. A parte la centratura che te l'ho tagliata. Me l'hai tagliata, non si vedono i cosini, però va bene, no, bella, bella. Cacchio, è proprio bella. Anche qui si vede tutto comunque, anche se c'è. Qui magari dalla telecamera non lo vedete, ma qui si vede praticamente Sì, vedono i. tutto il riflesso. Beh, lì c'era il sole che ci batteva sopra, Sì. l'ho fatto apposta per avere. Però Vedi il là? dettaglio, cioè la No, linea c'è c'è, tutto, c'è tutto, c'è tutto, c'è tutto. Anche qui nel nel cappotto cappotto. c'è. Non so se si vede, c'è tutto. C'è lo zoom quell'arnese lì, eh. Sì, ma quello zoom perde. Se gli dai una botta in su va direttamente con lo zoom Allora qua veloce. si vede tutto, qualche roba. Si vede, Sì, si vede tutto alla né? Quindi grande. ho anche azzeccato l'esposizione. Di Cosa vuoi di più? tutto. Grande maestro. Cosa vuoi di più?
Allora, adesso io direi che velocizziamo un attimo, vado a prendere tre bicchieri. No, ma in realtà li ho anche qua dietro i tre bicchieri. Intanto che Antonio disfa la camera oscura, il classico trucco che si utilizza di attaccare le mattonelle per farle asciugare, esatto. Sì, non è che ci siano tante mattonelle qua, però va bene. Quella lì lasciamo là dentro che deve lavarsi un po', ma la laviamo dopo, sennò l'acqua fa solo che rumore. Questo non serve camera oscura. Quello lì serve per l'altra mia passione, che sono i barbecue, per marinare la carne. Forse in camera oscura non serve questo. No, quelli sì, serve per tagliare i provini. Ma neanche questo? La pinza, no? Quella lì è la pinza per le stampe, quelle grandi, certo. Silvio. E questo? Che per spruzzare lo sviluppo. Sei messo di più tu a versare la birra che io a fare una foto. Una foto nella camera oscura nuova. Vabbè. Però per la prima foto ci voleva almeno champagne, non birra. No, champagne. Prodotti italiani. Anche la birra è italiana. Eh sì, è vero. Non facciamo pubblicità occulta però. Quindi, ragazzi, io alla penso prima che foto. Alla prima foto ci siamo e noi adesso ci ristoriamo e vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti, ciao! Ciao!